Ciao bambini, ciao bambine! Nel video di oggi diventeremo dei detective. Scopriremo chi sono i ladri che stanno rubando nella City Pinipon. Dovete stare molto attenti agli indizi. Alla fine del video vi farò una domanda. Vediamo un po' se indovinate. Oggi nella città dei Pinipon c'è proprio un gran trambusto. Avviciniamoci. Aiuto, aiuto! Sono venuti i ladri e hanno rubato tutto! Ma sei sicura? Cosa? Mi chiedi se sono sicura? Sono sicura! Ok, ok, d'accordo, vediamo un po' cosa si può fare. Intanto, in un'altra zona della città. Ciao amici, sono Carlotta e sono una detective. Sapete se c'è qualche storia misteriosa che posso risolvere con il mio cagnolino Fufi? Sì! Non ci posso credere! Dove, come, quando? Oh, che emozione! Chissà se sarò capace di risolvere i casi. Ho appena finito la scuola dei detective e... non voglio che si accorgano che sono un po' inesperta. No, Carlotta, no, non da quella parte. Stai andando nella parte opposta. Il furto è avvenuto lì, nella boutique. Ok, ok. Che emozione, che emozione. Andiamo, Fufi! Ciao, sono Carlotta. Detective, come posso aiutarla? Mamma, che spavento! Sono venuti i ladri, mi hanno rubato tutto quanto! Oh, che bello! Come che bello? C'è stato un furto! Certo, scusa, sono un po' emozionata, voglio risolvere il caso. Che cosa hanno rubato? Tutto! Mi hanno rubato tutto quanto! Andiamo, Fufi! Oh oh, sì, la situazione è proprio grave. Oh no, guarda che disastro, tutto sotto sopra! Per favore, adesso si tranquillizzi e mi racconti com'è successo. Guarda, è successo stamattina. Apro il mio negozio, lallallero, lallalla, lallalla, lallalla. Avanti, avanti! Abbiamo tutto all'ultima moda. Pantaloni, magliette, gonne e borse di tutti i colori. Per te, per tua sorella, per tua cugina. Abbiamo di tutto! Le offerte della boutique Pinipon sono qui. Abbiamo gioielli, ciondoli, bracciali. Provate tutto quello che volete e ve lo porterete a casa nei nostri meravigliosi sacchetti. Poi entrò nel negozio una signora bionda, ma era di spalle. Ha bisogno? Le chiesi. Ha delle scarpe numero 45? Da donna? Sì, ovvio, da donna. E ho iniziato a cercare anche se sapevo che era difficile trovare delle scarpe 45 da donna. E quando sono tornata non c'era più niente. Beh, comunque i gioielli non li ha rubati. Devo trovare altri indizi. Cos'è quella, Fufi? Una parrucca bionda? Ciò vuol dire che quella donna era calva! Non abbiamo prove sufficienti, non possiamo trarre conclusioni precipitate. Aiuto, aiuto! Sono venuti i ladri! Ancora i ladri? Che ne so io, quello che so è che c'è stato un furto. Si tranquillizzi e mi dia l'indirizzo. Arriviamo subito. Cos'è successo? Si sono portati via tutto, gli hamburger, le patatine, tutto quanto. Che bello, questo caso è sempre più interessante. Cosa che bello? Si sono portati via tutto. Sì, mi scusi, mi emoziona risolvere i misteri. Mi racconti com'è successo? Beh, stavo preparando il pranzo per l'ora di punta. All'improvviso, tac, si sono portati via tutto. Mi può raccontare i dettagli? Beh, posso farle vedere le registrazioni delle telecamere. In questo monitor c'è la registrazione. Questa è la telecamera 1, la telecamera 2 e questa è la 3. Quello sono io mentre preparo da mangiare. Prendiamo un po' di pane con hamburger e mettiamo anche un po' di formaggio e insalata. Con un po' di ketchup e maionese sarà ancora più buona. Adesso lo chiudiamo. Wow, sono il miglior chef! Lo mettiamo nella scatolina, vediamo un po' cosa posso aggiungere. Le patatine. Mettiamole qui. Oh oh, manca il sale! E il dolce, ovviamente. Quando finì di preparare, mi scappava un sacco la pipì. E andai in bagno. Entrò una signora con i capelli rossi, ma non si vede il viso. E si porta via tutto la signora ladruncola.
Ma guarda te che faccia tosta, quanti hamburger si mangia! E questo è tutto quello che è successo. Avete visto qualcosa di strano? Vediamo, vediamo, torna indietro. Stop, stoppalo lì. Oh, hai i baffi! Che cosa? E allora è tutto chiaro che la signora bionda e la signora rossa sono due signore con i baffi. No! Sono la stessa persona e non sono donne, è un uomo. Fufi, abbiamo trovato il ladro. Devi riconoscere il suo viso. Benissimo, hai trovato un'altra parrucca. È la strada giusta. Fufi, se lo troviamo oggi ti do un osso. Ok, due ossa. Ok, un hamburger con patatine. Che faccia tosta, Fufi, eh? Sei sicuro che dobbiamo andare qui, Fufi? C'è così tanta gente, è un po' difficile trovare qualcosa. Cosa succede, Fufi? Vuoi salire? Adesso no, Fufi, non abbiamo tempo. Carlotta, mi sa che Fufi vuole dirti qualcosa. Girati! Ti ho beccato, furbetto! Che... Non so di cosa sta parlando, signorina. E dica al suo cagnolino di non ringhiare. Lascialo stare, Fufi, lascialo stare. Adesso ci accompagna con gentilezza dalla polizia. Per favore, non mi porti dalla polizia. Posso spiegarle tutto. Ah, sì? Mio cugino aveva un negozio di animali alla fine di questa strada, però è andata in fallimento e ha chiuso. E io... guardate... Ho preso la roba per non farmi riconoscere, così potevo prendere il cibo. Sai quanto mangiano questi animali? Ma dai! Non si fa! Non va bene! Malissimo! Non si ruba! Sì, non avevo soldi e non sapevo cosa fare. Beh, ascoltami, perché non fate una colletta in tutta la città Pinipon e compriamo da mangiare per gli animali? Non so... E se no, chiamiamo la polizia! Una colletta, meglio una colletta. Oh, mi stanno chiamando. Sì, mi dica. Non mi dire. Sì, sì, volevo dire, mi dica. Non mi dica. I gioielli di Miriam sono scomparsi. Un altro caso per la detective Carlotta. Ok, ok, per la detective Carlotta e il suo aiutante. Ehi ragazzi, vi è piaciuto il video di oggi? Per dimostrarmi che siete stati attenti, vi faccio una domanda. Quanti hamburger si porta via il ladro del burger? 2, 3 o 4? Se sapete la risposta, scrivetelo nei commenti. Buona fortuna! E poi, ti è piaciuto il video di oggi? Metti un like e scrivici nei commenti. E per non perdervi neanche un video del mondo Pinipon, iscriviti! E se vuoi vedere un'altra storia come questa, clicca sul video. Ciao!